L'obiettivo di cambiare la politica a Lecce e in Italia, e in un momento in cui i cittadini ormai sono stanchi di questa politica della compravendita, di questa politica che non riesce a fare, noi cerchiamo di dare qualche speranza ai giovani che ormai hanno persa, di dare qualche speranza alle famiglie dove non si fanno provvedimenti per le famiglie, di dare qualche speranza a tutti quei cittadini che veramente vogliono ritornare a far parlare di sé. Nasce il Terzo Polo a Lecce, l'annuncio viene dato dalla sede provinciale dell'UDC in via 95esimo Reggimento Fanteria. Il partito di Casini, insieme a Futuro e Libertà, Alleanza per l'Italia e Movimento per l'Autonomia, danno così vita alla nuova realtà politica che intende presentarsi agli elettori come l'alternativa tanto al centrodestra quanto al centrosinistra. Partendo dall'analisi di una situazione drammatica in Italia e peggio nel sud, il Terzo Polo scalda già i muscoli in occasione delle prossime amministrative leccesi che si annunciano alquanto animate. E se il centrosinistra è ancora alle prese con la scelta del proprio candidato sindaco e il centrodestra di fronte alle infuocate primarie tra Adriana Poli Bortone e Paolo Perrone, il Terzo Polo non sa di certo guardare e fissa le sue regole, intravedendo nell'editore Paolo Pagliaro il possibile candidato. Voi avete dichiarato di voler correre da soli alle amministrative leccesi e si fa il nome addirittura di Paolo Pagliaro. Noi abbiamo detto che Paolo Pagliaro è una risorsa che potrebbe in qualche modo anche rappresentare il Terzo Polo, però è chiaro che bisogna vedere quali sono le condizioni, non precludiamo la strada a nessuno, vogliamo soltanto cercare di cambiare le sorti di Lecce e siamo sicuri di poter vincere a Lecce. Eventualmente però, essendo Paolo Pagliaro un editore, ci potrebbe essere il cosiddetto conflitto di interessi anche nel Salento? Ne ho parlato tanto, io devo dire la verità, sono amico di Paolo Pagliaro, perciò non voglio entrare nelle sue problematiche aziendali, però so per certo che ogni volta che ne ho parlato con i suoi dipendenti e con i suoi collaboratori, tutto hanno fatto tranne che portare avanti quelli che erano magari i pensieri di Paolo Pagliaro. Quindi sarebbe pronto anche ad abbandonare il mondo dell'informazione per poter continuare questo della politica? Dovete chiederlo a lui, io non sono quello che può dirvi se Paolo Pagliaro abbandonerà. Sicuramente è una persona talmente per bene che per non dare spazio a voci arriverà forse a lasciare anche se dovesse essere il candidato. Queste primarie del PDL tra Perrone e la senatrice Poli Bortone? Auguri a tutti e due, non fa parte del mio DNA e del nostro DNA il discorso delle primarie, noi diamo gli auguri, non ne entro nel merito perché è un problema sicuramente loro. Invece il dialogo con il centrosinistra è chiuso? Io non chiudo la porta a nessuno, anche perché qui stiamo parlando, non perché voglio fare il discorso e la politica dei due forni. Qui bisogna cercare di arrivare a organizzarsi per governare Lecce. Se gli amici del centrosinistra vogliono dare una mano al Terzo Polo per arrivare a governare Lecce, ben vengano tutte quelle persone che si avvicinano a noi per cambiare questa politica.